Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Regionale e Meteo Regionale del Friuli-Venezia Giulia. Il Regionale TG è sempre aggiornato con tutte le notizie della nostra regione Friuli-Venezia Giulia e poi anche delle previsioni del meteo del giorno dopo, cioè domani, dopodomani e ancora altri 2 giorni. Mi dispiace non essere stato presente ieri, ma per motivi personali, eccetera, non ce l'ho fatta a essere presenti. Ma comunque, oggi recuperiamo. Intanto andiamo a vedere le prime notizie della nostra regione. Prima di tutto saluto tutti i web ascoltatori di A2G Nord-Est, R2-1 e Stab Radio. Prima di tutto andiamo a vedere le novità. È stata una rissa tra genitori. Stop alla partita degli under 12. Decalogo, riunioni e match silenziosi. Così le società educano mamma e papà al free play. A San Vito al tagliamento durante l'amichevole di Ancona Udinese accade l'incredibile. Arrivano i carabinieri, bimbi nei spogliatoi. Cosa incredibile. Il dossier: clima, estati roventi e inverni senza neve. Così si sta riscaldando il Friuli-Venezia Giulia. Guida Slow Food, cioè sono le 12 osterie premiate in Friuli con la cioccosa. Con la chiocciola. La New Entry al Castello di Fagagna, poi tutte confermate. Udine con 5 menzioni, seguono Gorizia con 4 e Pordenone 3. Operaio muore schiacciato mentre lavora, stava liberando il camion dai detriti. Esplosione nella stazione ferroviaria di Belluno, gravissimi i 2 operai friulani, di cui anche il terzo non è, diciamo, gravissimo, mai ferito. Nord-Est Economia. A un anno dall'incendio, la Rocadin, vi ricordate, dell'incendio famoso, inaugura il nuovo stabilimento. Dopo un anno, è stato tutto recuperato. A Tavagnacco, massi furto all'autolavaggio. Cassa strappata con l'auto. A manchi e danni per oltre 15.000 euro alla società di PM di via Marconi. Il titolare dice: ho aperto una settimana fa, bisogna reagire a questa criminalità. Notizie di lavoro dove colpito da un malore a 22 anni, colleghi intervengono con il defibrillatore e risalvano la vita. Il ragazzo si è accasciato improvvisamente davanti agli altri. Immediatamente l'intervento degli operai hanno utilizzato lo strumento salvavita in dotazione dell'azienda. Udine, il camion della NET sbatte contro l'arco Lanni. Incidente dei giorni scorsi durante la pulizia della straordinaria del Friuli Doc, puntellato il cancello. L'assessore dice: non c'è pericolo di crollo, danno da valutare. In Friuli-Venezia Giulia ci si sposa sempre più tardi e se arriva a 40 anni. Tra gli under 35, quasi il 60% rimane a casa con i genitori. Le giovani coppie preferiscono il rito civile a quello religioso. Si allunga però la durata delle unioni. Come ben sapete è successo che la festa della Lega per da mano, Salvini punta tutta sulla sicurezza. In migliaia al Parco Rubbia, la mafia è arrivata anche qui. Poi il ministro insiste sull'immigrazione, nessuno farà più soldi ospitando i profughi. Sul palco col vice premier, anche presidente della regione, Massimiliano Fedriga. La Lega dice: vietare il burka nelle strutture pubbliche del Friuli Venezia Giulia. Mozione del consigliere regionale del Carroccio. Galigari dice: l'esistenza di garantire la pubblica sicurezza giustifica però per il tempo necessario e nei luoghi individuati il divieto di presentarsi con indumenti e accessori che rendono difficile il riconoscimento. A Udine l'annuncio del vice sindaco: via Mercato Vecchio chiuso per un anno. Michielini alla FIAB: sarà rifatto il manto stradale con la corsia in porfido per i mezzi pubblici. Meteo: 12 gradi in meno di 48 ore e farà freddo fino a giovedì.
Da oggi, da ieri a oggi, è previsto un nuovo lento ingresso di aria rigida da nord. Dopo lo sbalzo, le temperature saliranno nuovamente nel fine settimana. Ma io vado a vedere subito com'è la situazione. Sì, le massime tornano a salire un po', le minime non tantissimo, cioè. Si andrà da 10 a 16 gradi, ma non grandi cose. Sarà da prevedere sempre le previsioni del tempo. Invece, a Udine ieri era scattata l'allarme in comune e i dipendenti si sono riversati in strada. Il giorno della mattina di ieri, per fortuna, non era successo nulla di preoccupante. Alla Martolina del 2018, un fiume blu nella strada del centro. I 900 hanno corso la strada Udine. Sono loro i veri top runner, un popolo festante di bambini, genitori e nonni. In questi 2 giorni scorsi, nel giorno della gara, sono stati distribuiti 19.000 bottiglie d'acqua e 500 kg di frutta di Udine mercati. I corridori hanno prestato servizio lungo il percorso oltre 300 tra volontari e forze dell'ordine. Ecco, è successo a Udine che un colpo dei ladri in un'azienda agricola. I viventi hanno sfondato 2 porte metalliche e si sono impossessati un macchinario utilizzato per migliorare i campi. Pensate un po' voi. Ma andiamo a vedere la situazione ancora di notizie della riforma sanitaria. Federica dice: salute non ha colore politico, puntiamo a efficienza. Cioè, stamattina a Udine c'è stata una conferenza che sono stati convocati gli stati generali della sanità per illustrare i nuovi modelli di governance elaborati dal tavolo dei saggi. Riccardi dice: scelta dal modello di governance dipenderà dal confronto. A Udine Cronaca, 2 centenarie hanno fatto causa a Poste Italiane davanti al giudice di pace di Udine. Le due nonnine hanno cercato di scattare 2 buoni postali serie oro del valore di 1 milione di lire d'euro a l'uno no, l'uno 1 milione di lire o l'uno. Poi altre notizie. Rubano bancomat e prelevano anche migliaia di euro. Una coppia si è intrufolata in casa di un anziano e ha messo a segno il colpo. L'appello: mancano 4.000 euro. Pensate un po' voi. Incidenti stradali. Esplosione, come dicevo, nella livello 1. Invece alla Cappella Manin verrà presto restituita la città. A breve, l'edificio di culto commissionato dall'ultimo doge della Serenissima Repubblica potrà essere rivisitato dopo molti anni di chiusura. Notizie invece da domani: l'angelo di Premariacco tornerà a indicare il vento e la pace. Restaurata con i soldi della parrocchia, la statua di rame, posizionata nel 1932 a memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Andiamo a vedere altro. Udine è stato inaugurato a Udine nella piazzale Scipione, intitolato al fondatore dell'associazione I nostri amici Lebroi, che quest'anno festeggia i 50 anni con un evento fissato venerdì 28 settembre all'Auditorium delle Grazie. Ed è una bella cosa e importante. Però intanto andiamo a prepararci per vedere il tempo, la previsione del tempo. Andiamo a vedere la situazione generale: che le correnti fredde in quota da domani mercoledì si alterneranno e sull'area alpina si posizionerà un forte anticiclone con aria calda che determinerà inversioni termiche. Dato che nei bassi strati l'aria sarà più fredda e si riscalderà solo a partire da giovedì. Andiamo a vedere il tempo per domani, mercoledì 26 settembre. In genere avremo cielo sereno o velato e temperature sotto la forma del periodo. Al mattino sulla costa si avrà bora moderata,
mentre nelle valli saranno probabili gelate notturne e inversioni termiche, temperature relativamente miti e alta quota, specie dal pomeriggio, con zero termico ai 3500 metri sopra il livello del mare. Le temperature in pianura si prevederanno minime da 3 a 6 gradi e in costa le minime da 9 a 12 gradi. In pianura e costa le massime toccheranno da 16 a 19 gradi. In 1000 metri 6 gradi, 2 metri 7 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, giovedì 27 settembre. Sarà un cielo sereno con marcata inversione termica in pianura e nelle valli, con inversione termica di notte. Temperature molto miti ad alta quota, con zero termico a ben 4000 metri. Le temperature in pianura saranno da minime da 3 a 6 gradi, massime da 23 a 25 gradi. In costa minime da 10 a 13 gradi, massime da 21 a 23 gradi. In 1000 metri 15 gradi, 2 metri 10 gradi la media. Vediamo la tendenza per venerdì 28 settembre. Sarà una bella giornata, con cielo sereno e temperature massime, ben oltre la norma stagionale. Molto mite anche ad alta quota, con zero termico ai 4000 metri, condizioni particolarmente buone per la stagione in quota. Le temperature in pianura si prevederanno da minime da 10 a 13 gradi, le massime da 27 a 29 gradi. Vedete che bisogna sempre stare attenti delle temperature in questo periodo. E poi in costa le minime da 15-18 gradi, massime da 25 a 27 gradi. I 1000 metri 18 gradi, 2 metri 10 gradi la media. E infine, la tendenza per sabato 29 settembre sarà un'evoluzione incerta. Il tempo cambierà, cioè cielo sporce e variabile, e temperature che torneranno a scendere un po'. Non ci sarà più l'inversione termica, e quindi buona sulla costa. Domenica tempo si prevederà forse migliore, con temperature massime attorno ai 20 gradi, su pianura e costa, e dove sopperirà Bora. Quindi sarà una settimana all'insegna del rialzo e ribasso delle temperature, e quindi non è che sia molto facile, non per dire, siamo entrati nell'autunno con le temperature, e poi le temperature stesse bisogna stare molto attenti. Intanto le minime saranno minime da 11 a 14 gradi in pianura e in costa minime da 15 a 17 gradi. In pianura in costa le massime da 21 a 24 gradi, in 1000 metri 10 gradi, 2 metri 5 gradi la media. Vedete che l'inversione termica può far fregare lo stesso il corpo o influenzarsi o raffreddarsi o altro. Quindi non sono delle temperature che bisogna stare sempre attenti. Ecco perché vi dico sempre di stare e controllare le previsioni e le temperature nelle varie previsioni del tempo. Intanto vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo domani, e sono sicuro domani, sempre alla stessa ora. E vi auguro una buona giornata. A fra poco per il TG Sport, con tutte le cose successe, e alcune le recupererò. E poi ci sarà anche un'altra puntatina di minuto post partite e anteprima, scusate, anteprima della partita di domani. Quindi sarà divisa in due. Grazie a tutti voi, ci sentiamo prossimamente domani. Ciao ciao!